Quando io ho un'idea imprenditoriale, devo definire 5 punti fondamentali. Chi? Quindi, questa idea imprenditoriale, chi la fa? Cosa? In cosa consiste? Attraverso il piano di impresa io devo obbligatoriamente andare a rispondere a queste 5 domande, che apparentemente sono semplici. In effetti ognuna di queste domande riserva delle insidie. Iniziamo dalla prima. Io scrivo male, io scrivo male. Abbiate pietà di me, io sono abituato a scrivere al computer ormai da anni, quando si tratta di prendere una penna in mano, mi capisco da solo a volte. Allora, chi? Il chi presuppone che uno di questi chi sia io personalmente, no? Io ho un'idea. Però poi in effetti, sulla base di quello che io voglio fare, dovrò fare un bilancio delle competenze. E il bilancio delle competenze è: sì, io ho questa idea, ma io il progetto che ho in testa, il prodotto barra servizio che intendo fare, ma io lo so fare, o meglio, lo so fare in tutte le sue fasi, o ho bisogno di ulteriori competenze. Allora, questo presuppone che o io mi metto a studiare e a specializzarmi in quello che voglio fare, oppure cerco partner, soci, altre persone che mi consentono di poter fare quello che voglio fare. In molte attività esiste la figura del cosiddetto direttore tecnico, no? Che è quello che di fatto abilita la mia impresa a fare quello che faccio. Cioè, io sono l'imprenditore, però chi mi abilita a fare quello che faccio è un dipendente, che è il cosiddetto direttore tecnico. Che può essere una soluzione. Però il direttore tecnico, proprio perché è una figura che abilita la mia impresa a fare quello che devo fare, rappresenterà un costo importante, non solo un costo importante, un costo fisso. Non è partecipe delle vicissitudini della mia impresa, è un dipendente. Come tale, anche in un certo senso, deresponsabilizzato, tra virgolette. Quindi il bilancio delle competenze è la prima cosa che io devo valutare prima di avviare qualsivoglia idea imprenditoriale. Voglio fare X, Y, Z, io so fare X, Y, Z o so fare solo X. Per Y non mi serve una persona, per Z mi serve un'altra persona. Queste persone le devo mettere in partecipazione con rischio di impresa o invece me le procuro sul mercato del lavoro? È una scelta che non è detto che io debba fare in questa fase, la posso fare anche nell'ultima fase, quando poi tutte le mie idee, i miei sviluppi, tutto quello che vedremo si tramuteranno in numeri, perché poi non è più un bilancio delle competenze, ma è un bilancio, e in base ai dati prospettici di bilancio posso decidere, ma forse una persona la posso assumere, forse due persone le posso assumere.
assumere, forse è meglio che non assumo nessuno, e faccio le cose in società con qualcuno, oppure non produco più X, Y, Z, quindi vi do X, che è meglio. Ora, un piano di impresa fatto a priori serve proprio per arrivare a delle conclusioni e a prendere delle decisioni. Il piano di impresa ha due valenze, può avere due valenze. L'ho accennato anche ieri per chi mi ha seguito. Può avere una valenza interna, quindi utile a me che voglio intraprendere un'attività imprenditoriale e voglio valutarne l'effettiva valenza, quindi voglio fare carta dalla canapa, ok, faccio un business plan così io mi rendo conto se la mia idea è giusta oppure sto andando su un binario morto, oppure può avere una valenza esterna, devo convincere qualcuno a finanziare un'idea che secondo me è buona, perché se no non la intraprendo. È chiaro che sono due tipi di piani di impresa estremamente diversi, non estremamente diversi, diversi. Nel senso che il primo sarà sicuramente più obiettivo rispetto al secondo, perché il primo lo faccio sulla mia pelle, è una mia presa di coscienza se fare un qualcosa oppure dire no, forse è meglio di no. La seconda presuppone che io abbia già fatto la prima, e quindi io già abbia consapevolezza della validità del mio progetto, però per farmelo finanziare vado a romanzare e ad argomentare un po' in maniera brillante determinate punti di debolezza, d'accordo? Perché comunque deve essere un business plan, deve convincere qualcuno a credere nella mia idea. Detto ciò, in base al bilancio delle competenze, mettendo insieme queste competenze, allora io potrò andare a sviluppare la seconda domanda. Cosa? Che è strettamente legata alla prima. Perché se io non ho le competenze per la mia idea, probabilmente sarà un'idea completo. Probabilmente io non sarò in grado di vedere nella mia idea tutti gli aspetti che la stessa comporta. Bisogna stare attenti anche dal punto di vista normativo a eventuali abilitazioni, a eventuali titoli di studio, che molto spesso sono degli elementi bloccanti. Nel senso, sì, io so fare tutto, ho tantissima esperienza, però non ho il titolo o l'abilitazione per poter fare quello che faccio. Questo mi rientra al bilancio delle competenze. Però è importante, nello stabilire cosa, che in questo cosa, in questo insieme, ci siano le competenze da me individuate. Business plan è un sistema circolare, non è un sistema lineare, dove partendo da chi si sì, poi se ce la piega che viene ancora meglio, partendo da chi io arriverò a dei numeri passando da cosa, come, dove, perché, eccetera. Ora, è chiaro che nella prima stesura del business plan io utilizzerò un sistema lineare, ovviamente. Però poi ogni tassello che si va a inserire in questo business plan, a un certo punto, che è più o meno qua, tutte le mie supposizioni, studi, ricerche, approfondimenti, eccetera, andranno
si tramuteranno in numeri. Quindi non è possibile. Parole dentro il numero. Il business plan è questo. Nel momento in cui io arrivo a questo punto e mi rendo conto che qualcosa non torna, poi io faccio un bilancio prospettico sulla carta e già mi esce utile e negativo, e caspita, allora cosa ho sbagliato? In questo caso si va in senso inverso. Allora forse siamo troppi soci, forse i prodotti e servizi non sono proprio in grado di fornirli tutti, ma forse una parte, o forse il core business dell'attività non ha un fit commerciale, o forse il prezzo di vendita non è competitivo, o forse sbaglio la catena di montaggio. Quindi il business plan è un sistema dinamico però circolare, nel senso che si arriva dall'A alla Z, ma se la Z non torna, io torno all'A, torno alla B, torno alla C, vado a modificare quello che non va bene, in modo tale che alla fine i numeri tornano. Però può darsi anche che io, per far tornare questi numeri, alla fine mi costruisca un'impresa che non mi piace, che ha snaturato l'idea che io avevo inizialmente. E di caspita, così torna, non è quello che io volevo fare. E quindi in questo caso molti dicono, vabbè, ne penso un'altra. Bisogna essere estremamente lucidi quando si fa un business plan. Perché se si fa prendere dalle emotività, il business plan non è più oggettivo e trae in inganno noi stessi in primis. Quindi i dati devono essere puliti, limpidi, il più possibile obiettivi. Perché dico il più possibile? Perché molto si basa sulla statistica, molto si basa su alcune presunzioni che vedremo piano piano quali sono. L'idea di impresa deve essere un concetto organico e funzionale, con che io devo avere in mente e che già in questa fase devo essere in grado di relazionare. In questa fase io devo, di primo acchito, scrivere su carta tutto ciò che mi viene in mente, anche senza punteggiatura. D'accordo? Perché non mi devo fermare a riflettere su dettagli non importanti. D'accordo? In questa fase io devo vomitare sulla carta tutto quello che c'è in me. Perché poi, in base a quello che io ho scritto, è sicuramente una visione, forse questa è la parte meno obiettiva di tutto, è proprio questo, rientra nella sfera emozionale dell'idea di impresa. Questa è una parte che io andrò a sfrontare man mano che l'analisi diventa più lucida. Quindi voglio fare, mi piacerebbe che da parte vostra ci sia una partecipazione, nel senso, individuatemi un'idea da sviluppare e lavoriamo su quella. Ok, siamo là dove inventare io, posso farlo, no? Però quindi voglio fare, prendo un esempio. L'altro giorno sono stato in un istituto tecnico, i ragazzi di quinto mi hanno proposto un'attività, un'officina meccanica. E dove è un'officina meccanica? Non ce ne sono abbastanza. Forse dobbiamo trovare un elemento che distingue l'officina meccanica da mare magnum di officine meccaniche che ci sono. I ragazzi
ragazzi mi hanno tirato fuori l'idea delle auto elettriche. Non ci sono officine meccaniche specializzate in auto elettriche. Quindi potrebbe essere anche un'idea, perché io l'auto elettrica, se c'è, la devo far riparare. A parte il concessionario che mi toglie il sangue, non c'è un meccanico di vicinato, tra virgolette, in grado di sistemarmi un motore elettrico. Detto bene. Fermo restando che loro erano tutti maturandi, è chiaro che erano aspiranti periti meccanici e quant'altro, ovviamente non ne sapevano niente, ma è normale, però già l'idea che è venuta fuori, per quanto mi riguarda, era anche carina, d'accordo? Che poi avranno tutto il tempo di imparare, fare i corsi, specializzarsi un domani, però un'idea me l'hanno tirata fuori e devo dire che mi hanno anche stupito da questo punto. Ora, prendiamo ad esempio quindi un'officina meccanica che ripara auto elettriche. Ho detto, vabbè, considerate che un'officina meccanica ha già un bacino di utenza nella migliore delle ipotesi provinciali. Quante auto elettriche ci sono nella provincia di Brindisi? Forse poche. Ok? Allora, voi volete riparare solo auto elettriche? O volete riparare anche le auto a motore a scoppio? O meglio, se si rompe il semiasse a un'auto elettrica, probabilmente la può riparare anche un meccanico tradizionale. Quindi non è che se io apro un'officina di auto elettriche per auto elettriche non ho concorrenza perché le riparo solo io. Non ho concorrenza per tutto ciò che riguarda la peculiarità dell'auto elettrica, ma per tutto il resto c'ho la concorrenza con tutti gli altri. Non so se riesco a farvi percepire le sfumature che stanno dietro un'idea di impresa. Però nella prima fase io andrò a scrivere: voglio fare il riparatore di auto elettriche, voglio anche fare il riparatore di auto a motore a scoppio. I ragazzi mi hanno detto: ma mettiamoci anche dentro le gomme, facciamo anche i gommisti, c'è problema. Poi alla fine siamo arrivati alla conclusione che poi ve la dirò alla fine. E considerando che ormai i meccanici, voi forse non so se lo sapete, non esiste più il meccanico, l'elettrauto, il gommista, adesso la figura è unica e si chiama meccatronico. Infatti l'elettrauto adesso quando gli porti la macchina perché si è turbinata la lampadina ti dice: l'olio non lo devi cambiare. Quando sei elettrauto, no? Io sono meccatronico. Ciò non toglie anche che nel momento in cui saranno diffondersi le auto elettriche, probabilmente ci sarà la corsa agli aggiornamenti professionali da parte dei meccanici per aprirsi questo mondo. Però poi vedremo quali sono i costi, se effettivamente è un business che ne vale e quant'altro. Quindi in questa fase io ci inserirò tutto quello che viene in mente. Chiaro che la terza domanda, dopo aver sviluppato questa idea di impresa estesa, è come? E qui alcune certezze iniziano a vacillare, no? Ed vacillano perché le auto elettriche, sì, probabilmente ci possiamo specializzare a fare le auto elettriche, ma poi le auto tradizionali chi le aggiusta? Forse serve un'altra persona, ma le gomme le ripara, ma poi ci serve un ponte, due ponti, ci servono due macchine di diagnosi elettronica, ci servono, insomma, in sostanza si rendono conto che per fare la cosa individuata gli serviva un'officina di 2000 metri quadrati. Un'officina di 2000 metri quadrati da riempire di macchinari per una start-up d'impresa. Inizia a diventare
diventare un, forse un problema, no? E quindi già al come abbiamo iniziato. Ma forse le gomme no, ma vabbè, forse le gomme no. Forse, ma quasi quasi ci manteniamo sulle auto elettriche e poi la parte meccanica, non motoristica delle altre macchine. Ma forse, ma diciamo che poi al termine del come, il cosa si è ridotto, diciamo così, molto bene. Ok, focalizziamo l'idea su un'officina meccanica che fa auto elettriche, no, che fa, che ripara auto elettriche, compresa tutta la parte non elettrica delle auto tradizionali. Perfetto, ragioniamo su questo. Benissimo. Il come, cosa mi prevede il come? A parte che per stabilire il come io devo fare riferimento sempre al primo elemento, che è il bilancio delle competenze. Quindi io per sapere come devo essere competente, va bene. Poi andiamo dal punto di vista operativo, ok? Cosa mi serve per fare quello che devo fare? E qua inizia il dolore. Qua inizia il dolore. Perché cosa mi serve per fare quello che devo fare? Inizia ad assumere l'aspetto del numero. In particolare dell'euro. E cosa mi serve? Mi serve sicuramente un'officina, uno spazio. In questo spazio io ci devo inserire, io ho detto guardate, chiudete un attimo gli occhi, entrate nella vostra officina e guardatevi intorno. Che cosa ci vedete? Fermo restando quello che volete fare, cosa ci vedete? I più dritti mi hanno detto il calendario delle donne nude, va bene, detto quello non è un problema, andiamo oltre. Hanno cominciato il ponte, hanno cominciato la diagnosi elettronica, hanno cominciato il banco lavoro, hanno cominciato con il trasformatore per ricarica di batterie. Ho scoperto che esiste un macchinario per rigenerare le batterie dell'auto elettrica. Bene, se quella, se quello è il core business della vostra attività, è un investimento su, quantomeno sugli accumulatori dell'auto elettrica, deve essere pieno. Non possiamo essere un'officina di auto elettriche e non possiamo rigenerare batterie di auto elettriche. Scusate, di che stiamo parlando? Ok, però ho messo qualche numero sulla carta. Ovviamente non avevamo un fornitore di attrezzature meccaniche che ci dicesse prezzo per prezzo, però siamo andati a spanne cercando di raffrontare. Poi sapete, io nel mio mestiere di business plan ne ho fatti tante, non è che sono un tuttologo, però di cose ne ho viste tante, no? E io so che una macchina con la diagnosi elettronica per le auto tradizionali, che sia buona, aggiornata e quant'altro, costa 20.000 euro. Solo euro più, euro meno. Solo questa costa più o meno 20.000 euro. Voi dite che quella delle auto elettriche costa uguale? Diciamo di sì, perché non è vero. Avrà un software diverso, avrà dei sensori diversi. Io sono convinto che costa almeno 10.000 euro in più perché è una novità sul mercato, però diciamo che tecnicamente ha lo stesso valore. Quindi iniziamo a ragionare sui 20.000 euro della macchina da diagnosi. Ci mettiamo un ponte, almeno un ponte mi serve. Un ponte nuovo mi costa, con compresa installazione, 7.000 euro. Questo lo so perché mi supera il tiro. Due colonne. Beh, questo è un tecnicismo che mi sento. Ok,
abbiamo finito. No. Cosa serve? Sì, serve sicuramente in ogni officina che si rispetti, ormai c'è un computer. C'è un computer. Un computer buono col quale la macchina di 20.000 euro anche è in grado di interfacciarsi, e quindi ci mettiamo 1.000 e 200 euro di computer con la stampante, con collegato a sistemi di pagamento, fatture, carico, scarico, ok, servirà un banco a lavoro. Servirà sicuramente gli attrezzi con 2.000 euro me ne esco fuori. Non ci basta. 3.000, 5.000, va bene, non è il problema, non è il valore assoluto di quello che vi sto dicendo, d'accordo? Diamo 5.000 di attrezzi, servirà una gru a me, delle quantomeno un'altra, ok? A me, nelle officine tradizionali, perché lavoro in motore, un'altra. Quindi un argaro buono, nuovo, 1.500 euro, con l'infrastruttura che lo sostiene e quant'altro. In più, questa officina deve essere, se io entro, ed è pronta. No, non è così, no? Impianto elettrico, messa a norma, impianto 80, aria compressa e pavimentazione sicura di fatta, muratura, frazionamenti, bagno a norma. Adesso c'è un'officina meccanica, non ci dimentichiamo che un lavoratore artigiano deve rispettare le norme, non è che io amo una sagranda e il locale già a norma, ok? Lo devo mettere a norma secondo le mie esigenze. Mediamente mettere a norma uno spazio e renderlo funzionale, lo spazio di 250 metri quadrati, che è uno spazio minimo per un'officina, mi costerà 7, 8, 9. Ok? Chiaro che non devo fare le finiture di un appartamento, sempre un'officina. Ok? Facendo delle somme, a quanto arriviamo? Qualcuno mi aiuta? Per fare un'officina. Perfetto, da dove volevo arrivare? 50.000 euro. Cosa rappresenta questo 50.000 euro? La scommessa. Ora, tutto quello che viene dopo deve convincervi a scommettere 50.000 euro sulla vostra idea. Oppure convincere qualcuno a scommettere 50.000 euro la vostra idea. È come scommettere a un cavallo, è la stessa cosa, perché uno che scommette su un cavallo è perché ha delle convinzioni, quello del cavallo vince, ma le convinzioni vanno supportate da alcuni presupposti, se no che convinzioni sono? Se no è follia. Ok, non ci dimentichiamo di capo. Che problema, eh? Inizio bene, il problema anche dopo, però diciamo che sulla carta è una partita del giro. Però sai, finché la devo cacciare, non tanto il giro, la devo cacciare. Ok. Questi 50.000 euro dovrebbero mettermi in grado di poter avviare la mia attività. E così? Cioè, questo significa che se io ho 50.000 euro in tasca, io domani avvio la mia officina specializzata in riparazione di auto elettriche. Perché no? Perché
posizione. Perché questi 50.000 euro mi mettono in grado di arrivare al giorno X. Il giorno X più 1, che io non ho fatto, non ho previsto bene le cose, io la giornata, il giorno X l'ho aperta, il giorno X più 1, la chiudo e scappo. Quindi, vale la pena elaborare un business plan non per arrivare al giorno X. Sì, il giorno X ci arrivo, ma io al giorno X arrivo perché ho le idee chiare, e le idee chiare significa arrivare all'X più 300. Ok, come ci arrivo io all'X più 300? X più 300, inizio ad arrivarci step by step, rispondendo anche alla domanda successiva. L'impresa è una barca. Questa barca dove naviga? No, la barca naviga. L'impresa dove naviga? Mercato. E il mercato da che cosa è costituito? La localizzazione dell'impresa, vabbè, io sono di Brindisi, l'impresa è brava, quindi qui aspetta, vediamola bene questa cosa, perché se io ogni mese ho bisogno di approvvigionamenti e questi approvvigionamenti venivano da Düsseldorf piuttosto che da Lesagne, io ho una differenza di costo sui miei approvvigionamenti, però nello stesso tempo il fatto che riguardo la mia impresa ci siano magari pochi fornitori potrebbe anche rappresentare un vantaggio, e lo vedremo quando andremo a fare l'analisi SWOT successivamente, poi vi spiego cosa. Quindi il mercato dei fornitori va analizzato sotto l'aspetto della distanza, se questa è importante per la mia attività, perché può darsi anche che non sia un elemento saliente, in base alla concorrenza tra fornitori, perché io devo avere l'opportunità di scelta tra uno o l'altro, e uno o l'altro fa la differenza tra qualità, dilazione di pagamento, tempi di consegna, affidabilità, serietà, una serie di parametri. Quindi, prima di arrivare ai concorrenti, io devo capire, per fare quello che devo fare, la materia prima, chi me la deve dare? Tizio, Caio, sei pronto? Oh, non esiste. Chiaro? Ok. Concorrenti. Abbiamo detto che nel caso dell'officina meccanica specializzata in auto elettriche non c'è concorrenza per le auto, per la parte elettrica. Se voglio creare materia plastica dalla canapa, non c'è concorrenza, perché la creo solo io. Alt. Quale concorrenza non c'è? Non c'è la concorrenza diretta. Probabilmente sul territorio di riferimento non c'è un altro che produce plastica dalla canapa. Però c'è qualcuno che crea plastica dal petrolio e che magari costa poco meno. Ok? Quindi nell'analisi dei concorrenti io devo guardare quelli diretti,
quelli che fanno esattamente quello che faccio io e dove stanno, ma anche concorrenti che non fanno esattamente quello che faccio io, ma fanno un prodotto che va a soddisfare lo stesso bisogno che soddisfa il mio. Perché intendiamoci, ogni impresa vive se va a soddisfare un bisogno di un cliente. E arriviamo al terzo, l'analisi dei bisogni. Se io non riscontro nella mia potenziale clientela un bisogno da soddisfare, c'è un problema a monte, c'è un problema nell'idea. Cioè della mia idea non si frega niente nessuno. Ok. Il cliente, al di là dell'individuazione, ok, io credo, ho un'officina meccanica specializzata in auto elettriche, il mio cliente è il proprietario di auto elettrica. Ok. Proprietario di auto elettrica in un certo, ha una certa area geografica, probabilmente anche facilmente numerabile, perché io vado a Bra e verifico quante auto elettriche hanno venduto nel territorio di Brindisi, escludo quelle che sono ancora in garanzia che vanno al concessionario, tutte le altre sono libere di andare all'officina che fa. Ok, ma io questa clientela la devo anche raggiungere. Cioè, non è che il proprietario di auto elettrica domani scopre che io ho l'officina meccanica di auto elettrica. Quindi il cliente mi prevede tutta un'altra serie di attività strategiche. La comunicazione strategica che intendo fare, che è alla base di un'attività imprenditoriale. Se io non comunico al mondo quello che faccio, il mondo di me non se ne accorge. Ok? E la comunicazione strategica è facile a dirsi, ma non a farsi. Nel senso, sì, ci sono social forum, ci sono quello che vi pare, però una comunicazione strategica con la C maiuscola costa. A partire dal logo, che può essere l'immagine aziendale, a finire a messaggino che arriva sul telefono del tizio che dice: offerta speciale, officina, cambio. Che si cambia una elettrica? Cambio batteria 70% di sconto. Ma soprattutto per una startup, per un'impresa che si avvia, questo è un costo, non dico preponderante, ma poco ci manca, perché io ci devo investire tanto. E ci devo investire dal giorno X al giorno 300. Probabilmente arrivato a 300, ho iniziato ad avere una clientela fidelizzata, ho lavorato bene, oppure ho lavorato male, posso fare tutta la comunicazione strategica che mi sono bruciato, chiudo, è andata male, ok? Però, diciamo che dal giorno X più 1 c'è anche il costo importante della comunicazione strategica, ok? Ovviamente ancora non abbiamo parlato di manodopera. Tutto quello che stiamo dicendo lo stiamo dicendo presupponendo che la dimensione della mia officina consenta che ci la possa lavorare solo io. Ok, probabilmente questo sarà vero se io sono bravo da X a X più 30, X più 31. Caspita, forse mi serve una mano. Però io questa mano non la posso prendere a X più 31, perché io ancora non ho contezza di un andamentale sufficientemente lungo da dire prendo un'altra persona e comunque la copro con i costi e con i ricavi. Non lo so. E quindi da X fino a 300, anzi diciamo 365, così sono sicuro che ho già un esercizio chiuso, e a meno che io il lavoro su
subordinato, non l'ho previsto già nella seconda fase, nella seconda domanda, anzi nella prima, chi? E io mi trovo sprovvisto, dice, oh caspita, qua mi serve un'altra persona e io non so che fare. Ma ci mette in una difficoltà tale che se viene uno con un'auto elettrica, io ne ho già due, non te la posso fare. E quello è un cliente perso. Un cliente perso, un cliente soddisfatto, un cliente che si va a lamentare. Di utenti
prudenza, invece il discorso va fatto in questi termini, d'accordo? Quindi vanno analizzate statistiche, dati demografici, vanno intersecati i dati in modo tale da poter raggiungere un elemento che sia operabile. Ok, i fornitori li ho individuati, so dove si trovano, lontani, vicini, poi vedremo. I concorrenti, ne abbiamo parlato poco. Quelli diretti hanno un vantaggio. Qual è il vantaggio? Sono sul mercato da più di me. Fanno quello che faccio io, però lo fanno da diverso tempo. Ebbene lì, allora, non mi vergogno a dire che lì bisogna fare un po' di spionaggio. Bisogna fare un po' di spionaggio perché i clienti, i concorrenti, soprattutto quelli diretti, vanno analizzati nei loro punti di forza e nei loro punti di debolezza. Perché io qui che mi ci devo andare a infilare? Che dimensione aziendale hanno? Quanti dipendenti hanno? Cosa producono? Quanto vendono? I bilanci sono pubblici, non li vado a trovare. Se hanno una dimensione aziendale dove ci sono dei bilanci civilistici depositati, lo chiamano di commercio. So il fatturato, so i costi, so tutto. Okay. Però sarebbe più carino proprio da vedere. Cioè, sono per studi, si fanno queste cose. Concorrente va attaccato ancora più di lui. Va attaccato in maniera diretta, indiretta, corretta, scorretta, insomma, tutti i modi per ottenere informazioni da chi ne sa più di noi, perché lui il concorrente, se già c'è, ne sa più di noi, ok? E se si muove in un certo modo, o è perché ha deciso che quello è il modo migliore di muoversi, oppure perché ha fatto un investimento a monte e si può muovere in questo momento solo in quella maniera, e allora io andrò a fare un investimento diverso, perché questo gli darà un'opportunità di muovermi in maniera diversa. E lui non può fare perché ha 200.000 euro di immobilizzazioni e non è che può comprare altra roba, deve ancora ammortizzare quello. E poi qualche cosa l'ha sbagliato, però adesso è ingessato. Quindi l'hanno fatta analisi, concorrenti, punti di forza e punti di debolezza. E caso di un'officina meccanica che produce batterie, che ripara macchine elettriche, e ha fatto un investimento imponente esclusivamente sulla parte elettrica delle automobili, non è in grado di cambiare semiasse a una macchina. Perché ha fatto quell'investimento, non c'è neanche lo spazio utile per poterlo fare. E questo è un punto di debolezza. Punto di forza, ha fatto un investimento grosso nella riparazione delle automobili elettriche, probabilmente è più attrezzato di me nel segmento specifico. E questo mi mette in grado di fare le scelte. O faccio un investimento migliore del suo, delle auto elettriche, e vado in conflitto diretto. Io ho i macchinari migliori dei tuoi e quindi ti batto sulla qualità. Oppure io faccio un investimento tipo il tuo, però poi mi metto in grado di riparare anche se mi assi. È una scelta che faccio in base all'analisi che ho fatto del concorrente. Diversamente, se il concorrente è indiretto e quindi uno che è un'officina meccanica tradizionale che ripara anche, ti va a suo modo, se sostituisce la batteria, però la va a arrivare da Düsseldorf perché lui non ce li ha, non è in grado di farti una diagnosi, però spande insomma la macchina della ripara, eccetera. Quello comunque rappresenta un concorrente, perché probabilmente la scarsa qualità che ci mette nel farti concorrenza ti induce
ad abbassare la guardia. Diverso invece il caso di quello che fa plastica da idrocarburi, io faccio plastica dalla canapa, allora lì probabilmente dovrò giocarmela sulla comunicazione strategica. Tu mi fai plastica da idrocarburi, vabbè, costa meno, va bene, però la mia è un prodotto innovativo, è un prodotto pulito, è un prodotto che non inquina, è un prodotto completamente riciclabile, te la giochi dal punto di vista dell'eco, del bio, vai a muovere delle sensibilità che comunque esistono, ormai sono crescenti, no? Costruire in bioedilizia è un po' più costoso che costruire con metodi tradizionali, però ti dà un valore aggiunto. Io ti sto vendendo l'appartamento costruito con criteri di bioedilizia e costa 30.000 euro in più, però dai, stai facendo una scelta verde, stai investendo sui tuoi figli, chiaro? Che tipi di ragionamenti ci porta l'individuazione della concorrenza del cliente? E sono degli aspetti che rappresentano il motore della nostra impresa. Il motore della nostra impresa non sono i macchinari che io ho dentro, ma è tutto quello che io ho fuori. È quello che mi fa macchina, mi fa andare avanti. Perché io posso avere tutti i macchinari che voglio, però li posso pure tenere spenti. Se io non ho individuato il cliente, non ho chiaro la concorrenza cosa offre e non ho una comunicazione strategica adeguata. Ok? Da qui ritorniamo nella nostra officina. Siamo dentro la nostra officina. Andiamo a fare un'analisi. Un'analisi che si chiama SWOT. Da un tizio che si chiama SWOT. Che apparentemente è molto semplice, quasi banale. Questo lo lasciamo. È quasi banale. E mi va dall'interno del mio proprio piano aziendale. Io sono dentro la mia azienda e da dentro la mia azienda guardo fuori, ok? Immaginatevi questa figura. Andrò ad analizzare due aspetti. Il primo è simile a quello di prima, anzi è uguale, però riguarda un concorrente, riguarda la mia officina. Offrequentato un corso professionale, un master che mi è costato 30.000
Secondo voi questa è una minaccia o un'opportunità? Perché? Che rispetto ad altri magari gli altri. Perché rappresenta una barriera all'ingresso nel mercato di altri concorrenti. Cioè io sono diventato meccatronico in macchine elettriche, ho dovuto investire 30.000 euro. Prima che si presenti qualcun altro che fa questo tipo di investimento, ce ne vuole. E quindi posso garantirmi una fetta di mercato stabile almeno per un po'. So che a fianco non mi si apre un'altra officina in macchine elettriche. Cioè, un esempio per tutti è quando hanno liberalizzato la licenza del bar, ok? E si è aperto un mondo. La gente non faceva altro che aprire il bar. Siamo arrivati al paradosso di quattro bar che si guardano uno di fronte all'altro nella stessa strada, e quando un cliente va nell'altro bar, uno va al bar. Ma è normale. Perché poi diciamo che le case, le torrefazioni ci hanno messo il loro, perché non ti preoccupare di bar che fai 60 cambiati, non ti preoccupare, te lo apro io, vai tranquillo, sono tutti in vendita, tutti, con la differenza però che chi faceva il bar da 20 anni sta in crisi pure lui, perché poi alla fine il mercato è quello, è stato diviso, segmentato, si è ridotto a niente, perché hanno tolto una barriera all'ingresso. Maria, lì che torrefazione mi sembrava, vero? Vendo caffè, lui mi dice, che io ti fornisco caffè per 5 anni, va, ah, fantastico, e le torrefazioni le ho fatte fare loro. Fare loro. Gli imprenditori si sono illusi. Adesso se io a Brindisi voglio comprare un bar, lo compro con 4 soldi, te lo regalo, basta, te lo prendi, ti prendi con qualche cambiato. Questo è una minaccia, la caduta delle barriere all'ingresso nel mercato. Ma chi glielo doveva dire a chi fa il barista da 20 anni che un giorno gli avrebbero combinato il suo disastro? Un altro disastro, che ne so, è Uber. Lo conoscete Uber? Uber per i tassisti hanno speso fior di soldi per diventare tassisti. Da un giorno all'altro si sono trovati quello che è. Ora, io non voglio dare un giudizio sul mercato libero, il mercato contingentato, non è questa la sede, però se ci sono delle regole tu non me le puoi cambiare in maniera diametralmente opposta da un giorno all'altro, come fai? Ma tu mi mandi sulla strada, c'è una regola, come le va la farmacia? Come le va la farmacia? Però, va, lì ci sono un sacco di sé e un sacco di ma in questa affermazione che hai fatto, ci sarebbe da farlo altre 4 ore di lezione su quel discorso, no? Perché lì ci hanno marciato, e poi alla fine, ecco, queste sono le minacce e le opportunità. Quello che può succedere all'esterno, una minaccia può essere la crisi economica degli ultimi 5 anni, 7 anni fa probabilmente nessuno ne aveva contezza, si sono trovati in un casino pazzesco, perché? Perché la gente aveva più lire in tasca. O meglio, la gente era terrorizzata a spendere la vita. Però la stessa liberalizzazione mi fa dal punto di vista un'opportunità. Un'opportunità per chi? Per chi prima era bloccato, quindi aveva l'ostacolo, e a un certo punto deve essere. Sì, certo, hai cambiato la regola del gioco un attimo incontro il box. Cioè, a un certo punto gli dici, guarda. No, non vorrei che passasse per assurdo il messaggio e poi la liberalizzazione sia una minaccia. No, ripeto, dal punto di vista la minaccia è la caduta delle barriere, cioè la barriera. Io parlo e nel momento in cui tu avvii un'impresa, per chi esiste già, ma per chi invece si vuole entrare in quel mondo è un'opportunità. Quindi io non sto entrando nel merito, però sto dicendo che l'incontro di box, se tu consenti a uno dei boxer durante l'incontro di togliere 50 anni, diventa un problema. Non ci sono state delle vere regole, perché comunque la liberalizzazione è una cosa che è giusta per chi entra nel mercato e non ha, sì, però sì, delle vere regole che garantiscano anche a chi c'è. Le regole sono contingentate, uno non 8 metri,
nel caso dei bar stai facendo danni non solo a chi faceva il bar da anni, ma anche a chi ha ritenuto in questo tipo di liberalizzazione un'opportunità per un bar, soprattutto in un periodo di totale disoccupazione. Cioè, due terzi delle persone che siedono davanti a me mi dicono: dottore, che posso fare? Stavo pensando in un bar. Ah, ma guarda che sei originale. Già subito il fatto di andare a sapere
anche delle scelte errate, perché tu stai facendo un'attività molto simile a quella che c'hai di fronte, però la stai facendo più grande, con un investimento maggiore, e dove ci lavorano, invece di fratello e sorella, marito e moglie, con Best Chips, ci lavora il titolare che non ci lavora, quattro dipendenti a turno. Ma la dice Luca anche il fatto che Best Chips, come si chiama, lui proviene da, da un marchio franchise, e quindi ben studiato, collaborato. Anche l'altro. Ma la cosa principale, sul discorso che abbiamo fatto prima, cioè se prima abbiamo analizzato che i clienti sono 10.000, se tu diventi a 4 passi da quello, sono 10.000 per te, 10.000 per lui, che significa la migliore dei posti, allora 5.000 a te, 5.000 a lui, nella migliore dei posti. No, ma poi sai, in questo CIS, al di là di una buona idea, al di là di una buona idea, vuol dire... Sono le dinamiche che non vengono utilizzate. Il fatto che sia stato un franchising sicuramente a monte ci sta a studio, ma anche a livello di comunicazione strategica e di design dei giorni c'è sempre più basso fuori in forma di parata, che dalle nostre parti è una cosa, una novità, c'è un trono dove i bambini si fanno le foto, quattro fesserie messe una a fianco all'altra hanno decretato il successo con un investimento. Non ha fatto un antinaggio, non ha fatto niente, cioè sono un po' pazzo. I bambini, ma i miei figli mi hanno crepato. Che ha classificato il cliente, ha visto che... Quello ha tipicizzato il cliente, ma non l'ha fatto lui. C'è lo studio di marketing del franchising alle spalle. Perché io posso avere un bacino d'utenza, un numero di concorrenti.
insopportabile, perché è chiaro, quindi hanno aperto il bar, non hanno valutato questa cosa, e mi daranno contezza anche dei fornitori, quanti ce ne sono, quanti ce ne sono. Il fornitore unico, caspita, in tutta Italia c'è solo uno che produce quello che mi serve, può essere un punto di debolezza, perché io dipendo da un fornitore unico. Può essere però anche un'opportunità, perché io con un fornitore unico posso stringere un accordo di esclusiva, no? Di esclusiva. Ah. Il rapporto esclusiva implica una barriera all'ingresso di concorrenza. E quindi capite bene che a seconda della tipologia di impresa, di prodotto, di ciclo produttivo, di competenze, eccetera, vedete come cambiano gli aspetti. Una cosa è una minaccia, ma è anche un'opportunità, e lì poi sta a me bilanciare le cose e capire, ma è una minaccia o è un'opportunità? E allora, se è un'opportunità, vorrà dire che io quel fornitore unico me lo sono andato a guardare e ho visto, ma non è che questo qua tra un anno mi fallisce, io ho un problema, ma non è che questo qua è un malavitoso, questo qua non è affidabile. Vuol dire che io sul mio fornitore unico, per considerare un'opportunità, ci ho fatto tutti gli studi che ci devo fare, mi ha dato una garanzia sufficiente affinché io possa instaurare un rapporto tale che mi crei effettivamente un'opportunità. E questo dipende anche dal tipo, dalla tipologia contrattuale che io vado a stringere con lui, ovviamente. Ok. Adesso passiamo all'altro punto. Abbiamo guardato i clienti, abbiamo guardato i concorrenti, abbiamo guardato le competenze, abbiamo capito qual è l'investimento iniziale per poter aprire la sala. Adesso entriamo nel vivo del prodotto. È chiaro che la clientela che individuo è la clientela a cui io vado a soddisfare un bisogno non ancora soddisfatto, o non ancora soddisfatto nei termini che io ritenga debba essere soddisfatto. Vuol dire che ho registrato un bisogno soddisfatto. Quindi, il prodotto che io vado a creare sarà un prodotto che probabilmente producono anche altri, però che lo produco in maniera diversa o che ha delle caratteristiche leggermente diverse, che fa sì che il cliente che prima comprava quel prodotto adesso venga a comprare il mio. Quindi io sul prodotto e tutto quello che concerne il prodotto, caratteristiche, tipologia, prezzo, devo costruirci il cosiddetto vantaggio competitivo. Il vantaggio competitivo è quella caratteristica della mia impresa o del mio prodotto o del mio servizio che fa sì che un cliente fidelizzato all'impresa X lasci stare l'impresa X e venga all'impresa mia Y. Un vantaggio competitivo può essere, nel caso della canapa, il prodotto mio, prodotto eco. Il mio eco, suo no. C'hai figli? Sì, c'hai figli. E che mondo lasci i figli? Comunicazione strategica, perché deve arrivare un vantaggio competitivo al cliente. La comunicazione strategica è indirizzata, no, al target di riferimento che ho individuato. Ma al target di riferimento che ho individuato, che cosa comunico? Comunico il vantaggio competitivo.
Chiaro, comunicazione strategica è fatta anche di comunicazione commerciale, perché dipende da loro, cioè voi le viviamo tutti i giorni, nei supermercati, nei supermercati, vuol dire le promozioni, insomma, gran parte sono bufale. Ma se io c'ho un'azienda che vive su un prodotto, io sul prodotto non posso barare. Perché le bugie da questo punto di vista hanno le gambe cortissime. Cioè, se io vendo uno straccio per terra che prometto che dura più di quello tradizionale e poi dopo una settimana si strappa, io torno a quello tradizionale. Scusate, uno straccio di gamba. Bello, bio, riciclato, poi buono, però dura una settimana. O non lava bene a terra. No? Quindi il segreto del successo di un'impresa, oltre alla competenza dell'imprenditore e alla capacità gestionale dell'imprenditore, sta tutta nel prodotto. Caratteristiche intrinseche del prodotto che devono esprimere un vantaggio competitivo tangibile. Tangibile. Se il vantaggio competitivo non è percepito dal cliente, il cliente da me non viene. Ok? Inutile dirvi che quando io ricevo delle persone che vogliono aprire qualsiasi attività, per esempio c'è stato un periodo in cui andavo di moda le ludoteche, perché ci sono aperte a bizzeffe, anche le persone poco qualificate, perché la ludoteca di per sé non mi prevede chissà quale titolo di studio o specializzazione, prevede niente, uno spazio. Poi aprivo una ludoteca, ho detto sì, ma tu lo sai che ce ne sono già? Eh sì, però lavorano. Guarda, a parte le prime impressioni, in effetti non è così. Lavorano quelle più professionalizzate. E che vuol dire? Vuol dire che svolgono un'attività di ludoteca però professionale. Cioè dentro ci sta un'educatrice, dentro ci sta una esperta di pronto soccorso, cioè il genitore prima di lasciare il bambino a te vuole sapere chi sei. E quindi stanno vincendo le ludoteche che hanno questo tipo di vantaggio competitivo, che rappresenta nello stesso tempo un'opportunità, perché il fatto che io apra una ludoteca con dei titoli professionali importanti rappresentano la barriera d'ingresso di ludoteche professionalizzate come la mia, e quindi io la gioco come vantaggio competitivo. Ed è quello che succede, perché le ludoteche non professionalizzate lavorano la sera ogni tanto quando gli affitti la sala ci faranno questi giorni, ma le ludoteche professionalizzate fanno da nido, fanno da sono strutturate in maniera diversa, come orari, ti danno più garanzie, poi i bambini ci lasciamo il potere, no? E quindi noi di qui non ti preoccupare, qui c'è il primo soccorso, qui c'è l'educatrice, qui c'è il nuovo magistrale, qui c'è guarda, caspita, buone mani, qui sono anche simpatiche, ok, diversamente che fai? Paghi un ticket per parcheggiare il bambino? Sì, il baby parking. Ma il baby parking è un discorso differente, perché non ti dà le garanzie, sono assolutamente delle responsabilizzate da questo punto di vista, e quindi probabilmente costano di meno. Il loro vantaggio competitivo è quello di costare di meno, va bene, però stiamo parlando sempre dei bambini, chiaro, ci deve essere tutto per tutte le tasche, beh, sempre di bambini, ok. Arriviamo a dunque. Il prodotto l'ho individuato, ho capito a chi lo devo dare, conosco la concorrenza, conosco le caratteristiche, conosco il vantaggio competitivo intrinseco al mio prodotto, adesso devo decidere il prezzo del mio prodotto.
il prezzo del mio prodotto è l'elemento fondamentale affinché io possa avere un fatturato che mi vada a coprire i costi dell'azienda. Io posso dire il mio prodotto è il migliore di tutti e quindi lo vendo a, non lo so, posso vendere un barattolo di marmellata a 15 euro perché è bio, perché viene dalle arance colte la prima mattina all'alzare del sole, quindi c'è una roba diversa, io la faccio in quel momento. Con gli uccellini che ci inquietano. Tanti romanzi, ci sono tanti romanzi intorno a queste cose, Va bene. Quindi, se il prodotto lo faccio solo io, posso azzardare un prezzo. E dico, io lo faccio solo io, se lo faccio solo io, tu vuoi il mio prodotto perché io so che tu lo vuoi, perché ci ho studiato sopra, e io lo vendo a 50 euro a scatola. Però già il prodotto, caspita. Se invece è un prodotto che in effetti è in concorrenza con altri, e quindi non mi posso spostare tanto di parola, sì, cioè vantaggio competitivo, ma il vantaggio competitivo mi si può esprimere non necessariamente in un prezzo maggiore. Non è necessario che il mio vantaggio competitivo si esprima. Semplicemente ho fatto un investimento utile per poter produrre un prodotto con quelle caratteristiche che gli altri non hanno. Che non vuol dire che il mio prodotto mi costi come a livello di produzione più del tuo. Quindi non è detto che un prodotto con vantaggio competitivo abbia un prezzo maggiore rispetto a un altro. C'è la concorrenza. La concorrenza lo vende a 10 euro. Io probabilmente non lo potrò vendere a 20. Perché poi cade il bio, cade l'eco, cade tutto. Ok? E quindi valuterò il mio prezzo di vendita. Il mio prezzo di vendita che può essere 10 euro a chilo. Non so di cosa stiamo parlando. Generico. Nel caso del meccanico che ripara le auto, in questo caso ragioniamo in termini di 7 euro ora lavoro. Perché come voi sapete il meccanico pezzi di cambio li compra, ma vuol dire il suo guadagno non è sul pezzo di ricambio. Se il meccanico vi vende il pezzo di ricambio fa un illecito, perché il meccanico non è abilitato a vendita dei pezzi di ricambio. Il meccanico è abilitato a montaggio del pezzo di ricambio. E quindi nelle fatture del meccanico voi troverete pezzo 50, ora lavoro 30 per 7 euro. Gli pagate il pezzo per quanto lui l'ha pagato e poi gli pagate le ore lavoro. E lì può mettere quello che vuole, sicuramente. Però sicuramente il suo guadagno non è sul pezzo. Ok, stiamo parlando di officine meccaniche, parliamo di officine meccaniche. Nell'arco di una settimana un meccanico in teoria dovrebbe lavorare 12 ore al giorno, più o meno 10 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, che sono 50 ore alla settimana. Ok. In un mese sono 200 ore alla settimana. Stiamo parlando di 1400 euro mensili, chiaro? E noi dobbiamo fare i conti con questo. Poi io posso fare il meccanico delle gomme, di quello che volete, ma un meccanico spara 7 euro l'ora. Quando mi ha lavorato 50 ore alla settimana, non è che si può chiedere molto di più, eh? Dando per scontato che tu lavori tutti i giorni, tutte le ore, e che non senti più grandi quando passi avanti, lo vedi così. Perfetto. Quindi, in una visione ottimistica della situazione,
fatturato di un meccanico mensile è di 1.400 euro moltiplicato per 12, chi ha una calcolatrice? 16 euro. 16 euro. In questo caso, vuoi o non vuoi, a prescindere da quello che io
faccio, e io sempre queste lavoro e lavoro. E quindi con queste entrate devo fare i conti. Ci scommettete 50.000 euro. Ma penso di pagare il debito. Allora, vediamo in maniera diversa. Teniamo presente che 50.000 euro ce l'avevo, non mi spiego, non me le sono prestate. Se te le sei prestate è peggio. Sono rimaste 300 euro, arriveranno anche 5.000 euro di tasse più o meno. Okay. Ora, tari, tassi, cioè, ecco, va bene. Tasso, sull'officina di finanza. Vieni non paga, ok. Allora, torniamo indietro. È un sistema circolare, va in un senso e va in un altro. Secondo voi? Quindi il chi
Quante ore lavoravo io? 15 al giorno per 200 a settimana, lavoreremo 300 a settimana. Qual è il mio fatturato iniziale? E quindi le spese. I numeri iniziano a tornare. Iniziano a tornare, non sono splendidi, però già mi tengo una casa. Parenti affini al secondo grado, oppure se sono dipendenti di un'impresa in crisi.
crisi insieme agli altri dipendenti possono costituire una società per generare imprese in crisi. Manolini lo finanzia. Tutti gli altri casi no. Nel caso di società, le persone svantaggiate, così come le ho descritte, devono avere almeno la metà di quote e di teste costituite da soggetti svantaggiati. Ogni tipo di società è ammessa, dalla SNC fino all'SRL, purché metà delle quote di teste siano in capo a persone svantaggiate. Cosa mi va a finanziare il MIMI? Quindi mi va a finanziare qualsivoglia tipo di attività purché non sia commerciale. Sei contento? Le attività commerciali non le finanzia. E, manifatturiere, turismo, servizi, anche attività professionali, purché siano fatte in forma tipo studio associato, insomma, in forma associativa. Cosa si può fare con il MIDI? Con il MIDI si può acquistare tutte le attrezzature strumentali necessarie per l'avvio della mia impresa. Nel caso di un'officina meccanica dell'investimento di 50.000 euro, si può richiedere interamente con MIDI fino a 50.000 euro. Quindi fino a 50.000 euro il NINI mi andrà a dare il 100% del costo dell'investimento imponibile. L'IVA non viene finanziata. Quindi se io decido di fare un investimento con NINI di 50.000 euro, vuol dire che la regione mi dà 50.000 euro, ma io al fornitore, quando andrò a comprare le attrezzature, gli dovrò dare 50.000 euro più il 22% di IVA, 11.000 per rotte. Non so, prima che mi venga fatta l'erogazione del finanziamento, la Regione Puglia vorrà avere evidenza che io effettivamente possiedo la disponibilità per completare l'investimento, quindi vorrà vedere un conto corrente dove ci sono una disponibilità meno di 11.500. Questo è un messaggio fuorviante, nel senso che molti ritengono che avendo soltanto 11.500 euro in tasca possano avviare l'attività. Poi si vanno a scontrare con la realtà dei fatti, perché come abbiamo visto prima, dal momento X più 1 decorre una serie di costi che se qualcuno mi dice guarda che dal giorno X più 1 c'è i costi, pure che viene IVA più 1. Okay. E ci sono un sacco di persone in difficoltà da questo punto di vista, perché il messaggio che lancia la Regione Puglia è un po' fuorviante da questo punto di vista. Superati i 50.000 euro di investimento, quindi dai 50 ai 100.000, la Regione Puglia finanzia lo stesso, però non finanzia più il 100% disponibile, ma ne finanzia il 90%. Quindi in quel caso, fatto 100 di investimento, io dovrò avere il 22% di IVA, che sono 22.000 euro, più il 10% che la Regione non mi dà, sono 10.000 euro, quindi dovrò avere 32.000 euro. 22 di IVA più il 10% che non mi dà. Capite bene, la cosa inizia ad essere un po' impegnativa. Diventa ancora più impegnativa se io supero le 100.000. Perché dai 101.000 a 1.150 la Regione mi dà l'80%. Per capirci, se io faccio un investimento pieno di 150.000 euro, dovrò metterci in tasca mia circa 64-63.000 euro. Ok? Quindi è importante, nel momento in cui si presenta un piano di investimenti a fare abbandonini, capire insomma dove si può arrivare. Che non è stata come la Regione, no. Capiamo bene che cosa. Ora, la Regione Puglia non è che ti dà tutto regalato, no? Quello che ti dà la Regione, metà è a fondo perduto, metà viene restituito in 60 mesi al tasso dello 0,4, più o meno il tasso 0. Investimento massimo di 150.000 euro mi prevede una rata di 1.100 e qualcosa mensili, un investimento minimo di 10.000 euro, non lo so, molto poco di rata. Quindi comunque bisogna stare con i piedi per terra anche quando si fanno questi tipi di progetti, anche se finanziati, bisogna stare attenti. Ora, la procedura qual è? La procedura è, innanzitutto bisogna individuare chi. Ok, quindi chi siamo? Perché poi la Regione Puglia il progetto va presentato così, cioè è una proposta. Buongiorno, siamo io e Mattia. E siamo bravi, abbiamo fatto questo e quest'altro, abbiamo studiato questo,
domani vogliamo avere una società di consulenza in via Taranto 35 a Brindisi e il nostro investimento è 35.000 euro. Bene. La Regione Puglia acquisisce la domanda che viene fatta telematicamente, che non è una domanda, è una proposta. Dopo un paio di mesi mi chiama e mi dice: venite e ne parliamo. Di fatto in quel momento si instaura un rapporto di colloquio valutativo. Ci mettono solo 2 mesi per il colloquio. Ah, solo per il colloquio. Per il colloquio. Se vai al colloquio vuol dire che comunque la proposta è ammissibile. Ok? Tecnicamente è ammissibile. Vai a fare il colloquio e loro ti valutano. Perché loro, prima di darti 35.000 euro, devono capire se c'è le competenze. Vale tutto il discorso che ci siamo fatti, no? Stiamo parlando di fondi pubblici, io te li do se tu sei in grado di. E loro ti valutano. Soprattutto cercano di capire, perché poi con loro non ci va tutta la società, ci va solo quella parte di società che c'ha i requisiti di accesso. E quindi la parte svantaggiata della società. Perché questo? Perché vogliono evitare i prestanomi. Vogliono evitare che la parte svantaggiata sia soltanto teste di legno e che la parte non svantaggiata invece sia una grande impresa. D'accordo? Quindi la consapevolezza del progetto deve essere in capo ai soggetti svantaggiati. E solo loro andranno a fare il colloquio. E daranno conto del progetto presentato, insomma, daranno loro l'idea di come vorrebbero la loro impresa e soprattutto daranno conferma di avere la certezza e la consapevolezza di ciò che hanno presentato. Okay? Finito lì, si stende un verbale che poi va nella seconda fase di valutazione. Seconda fase di valutazione viene fatta sulla bontà tecnica, sulla bontà economica, sull'idea imprenditoriale stessa, quindi è un'istruttoria sia oggettiva che soggettiva. Fatto sta che loro ci mettono più o meno 6 mesi. Ogni tanto qualcosa in più, non c'è questo di questo. Superata questa fase, loro ti chiamano e ti dicono: ok, il tuo progetto ci piace, tornate qua. Si torna lì, e qua si instaura una fase che non è di valutazione, ma è di tutoraggio. Nel senso, in questa fase loro ti dicono: guarda, da oggi in poi devi fare così, 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 succede questo, questo e questo. Ok? Ti fanno firmare il contratto di finanziamento, anzi, ti fanno elaborare la domanda definitiva di finanziamento, perché noi abbiamo la proposta, abbiamo fatto. Insieme a loro si compila la vera richiesta. E poi la proposta non è altro che un business plan estremamente semplificato, che però, insomma, rispetta i criteri che vi ho detto prima. Vi fanno firmare effettivamente la vera e propria proposta di finanziamento. E contestualmente la richiesta, oltre alla proposta, anche la richiesta di prima erogazione. Vi danno obbligatoriamente 30 giorni per costituire la società e inviare una serie di documentazione atta a verificare che la società diventi operativa e attiva in quei 30 giorni. Quindi cosa serve? Serve sapere che i locali individuati possano essere immediatamente utilizzati, quindi non abbiano difetti di agibilità, abitabilità, destinazione d'uso, perché sennò in quei 30 giorni diventano occhi. Bisogna sapere che in quei 30 giorni io devo dare alla Regione Puglia l'evidenza dei mezzi propri. Quindi in quei 30 giorni loro vorranno vedere che noi abbiamo la disponibilità per poter effettuare il finanziamento. Superata quella fase, entro 45 giorni avviene la prima erogazione. Le erogazioni sono quattro. In ogni erogazione vi danno il 25% del contributo. I primi due fanno riferimento alla parte relativa al mutuo da restituire, gli ultimi due erogazioni sono quelle che fanno riferimento alla parte a fondo perduto. Vuol dire, tecnicamente non cambia niente, però effettivamente, formalmente stiamo parlando di questo. Man mano che loro vi danno le erogazioni,
e non sono 45 giorni che lo garantisco. E siamo a quanti mesi? 45, 6, 8 mesi. Vi danno la prima erogazione, voi da quel momento dovete spendere i soldi che vi danno. Dovete spenderli e dovete, ogni volta che spendete quella tranche che vi danno, portare a loro la rendicontazione quitanzata più un altrettanto di fatture non quitanzate. Che significa? Significa che io ho speso i soldi che mi hai dato, in più il fornitore mi ha fornito dell'altra merce, perché se me l'ha fatturata, vuol dire che me l'ha fornita, e io ancora gliela devo pagare. Con questa documentazione che chiedo la seconda tranche, che è l'altro 25%. Il gioco si ripete fino alla quarta tranche. In queste quattro tranche ovviamente io dovrò spendere l'IVA al fornitore, ovviamente, e soprattutto il fornitore in teoria mi dovrebbe aspettare. Ma il fornitore quando fornisce la merce, se ti fornisce un balcone che costa 10.000 euro, lo dici, guarda, 45-60 giorni la regione mi dai soldi, ma tu sei pazzo, io a te manco ti conosco, sei, non sei manco imprenditore, sei, hai fatto la partita IVA ieri, io ti devo dilazionare il pagamento 60 giorni, magari. Da dove te ne stai venendo? E questa è una criticità importante del bandolino, in primis perché le tempistiche sono abbastanza lunghe, in secondis perché non sono regolari. Tra le quattro tranche c'è sempre quella distanza dei 45 giorni, 15. Anche 60. Ah, c'è, ah, sì. Perché poi l'erogazione deve passare dall'economato, c'è tutta una trafila. Insomma, molti, molti neoimprenditori che vogliono intraprendere l'attività con Nidi, per l'amor di Dio, con dei soldi, sono soldi benedetti, però per non trovarsi dei guai, cercano comunque delle linee di credito parallele, mamma e papà, finanziamento con garanzie di mamma e papà, di coniuge, di qualcuno, insomma, si cerca di ovviare al problema. Esiste anche uno strumento che esiste anche uno strumento gestito da una società privata che fa parte della PMI Paribas, che si chiama Permicro, che invece finanzia sul progetto e si interpone proprio in questa fase e che noi stiamo iniziando a utilizzare adesso, ne parlai anche ieri, e il denaro che viene pagato, nel senso che si prende l'8%, però finanzia il progetto ed è una cosa per buon di Dio, cioè, quando tu mi finanzi il progetto io sono disposto anche a pagare fino a 25.000, no? 25.000 euro, però quei 25.000 euro ti danno quel cuscinetto tale da non trovarti in braghe di terra nel momento in cui devi fare fronte, d'accordo? Ok. Ma che siamo queste? Per Micro. Esiste un'ulteriore agevolazione su Nidi che mi va a rimborsare le spese di gestione del primo anno, quindi le utenze, materiali di consumo, affitti, assicurazioni e quant'altro, per un importo di 10.000 euro, non so più 5 su 10, però a differenza, siamo sempre sulla carta, a differenza dell'investimento che in teoria prima di un anno proprio spento, prima di un anno è anticipato, quindi il conto di gestione invece è posticipato, cioè sostieni le spese di gestione di 10.000 euro, dopodiché chiedi rendicontazione. Ok? Questo è il bando. E dopo 6 mesi ci arriva. Dopo 6 mesi si inizia a fare il libro. Però insomma, meglio di una bastonata. No, nel senso che insomma, se ci sono i presupposti, alla fine effettivamente è un buon aiuto, perché considera che se tu ti fai, hai l'opportunità di fare questa linea di credito alternativa, comunque hai la possibilità poi con lì di estinguerla anche, no? Nel senso che tu ti anticipi delle spese con la linea di credito parallela, man mano che arrivano le erogazioni, invece dando al fornitore che hai già pagato con la linea di credito, a estinguere il finanziamento. Quindi quel maggiore interesse che magari tu hai sulla linea di credito alternativa, magari diventa una sciocchezza, perché in gran parte te lo vai a estinguere. Stando a regola, se mi sono rispettato con le tempistiche,
creato sostanzialmente dei nuovi aderenti la possibilità di avviare l'attività. E questo è il bicchiere mezzo pieno. Di fatto, fino a 50.000 euro mi copre tutte le spese. L'IVA tecnicamente non è finanziabile, non ti possono finanziare un'imposta diretta, ovviamente. Però è anche vero che nel momento in cui io decido di avviare un'impresa, come dire, nessuno mi darà mai le chiavi della tieni, questa è la tua aziendina, vai e lavora, cioè non funziona così. Il fatto che ci siano delle difficoltà iniziali fanno anche da scrematura, no? Nel senso che bisogna essere anche in gamba a superare queste fasi. Se tu non riesci a superare queste fasi, probabilmente non sei fatto per fare l'imprenditore, perché non è che poi dal secondo o terzo anno in poi le cose diventano facili. Cioè avrai sempre problemi di assegni fuori, cambiare da pagare, fondi da pagare, cioè avrai sempre delle criticità che devi affrontare e non ci sarà sempre mamma e papà che ti fanno il finanziamento, no? Quindi sostanzialmente è anche una scuola. Superare questi 10 mesi di passione per poter avere l'azienda, la ditta, ti consente di coronare un sogno imprenditoriale, ma anche di imparare a campare un attimo, no? Vi ringrazio. Grazie a te. Sì, se avete domande io sono qua di tutto, anche giù per strada mi fumo una sigaretta. Giù per strada mi fumo una sigaretta. No, dai, no, sto scherzando. No. Era una battuta, giuro, dai. Sì, sì, se poi si riguarda invece l'insegnamento quello dell'agricoltura per l'uscita del prossimo anno, come funziona? Non so se ci sono già informazioni. Ma guarda, le informazioni che abbiamo riguardano innanzitutto la professionalità dei richiedenti, d'accordo? Quindi i richiedenti devono avere dei titoli di studio o delle esperienze certificate nel campo agrario, o per il agrario o una... O anche una laurea. Anche una laurea nel settore agricolo, oppure un'esperienza certificata nell'ambito di un'azienda agricola. Primo. Quanto tempo? E il tempo di questa... Di questa esperienza, lo dico subito. Cioè, biologici, per esempio. Bisogna vedere le classi, credo. Ah. Penso che il ministero abbia individuato delle classi. Allora, ci sono già le classi. Titolo di studio a livello universitario di indirizzo agrario, non mi specifico. Titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario. Esperienza lavorativa dopo aver assolto l'obbligo scolastico di almeno 2 anni in qualità di coadiuvante familiare oppure di lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale. Quindi ci vogliono almeno 2 anni. Attestato di frequenza con profitto al corso di formazione professionale. Ora non devono esserci tutti questi elementi, basta uno, ok? Qualora il giovane al momento della presentazione della domanda non disponga di sufficienti capacità e competenze professionali, è ammissibile l'agevolazione a condizione che si impegni ad acquisire tali capacità e competenze entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione all'agevolazione. Quindi dà anche la possibilità di presentare la pratica senza le giuste competenze, però impegnandosi ad acquisire nei successivi 36 mesi. Mettendo anche in discussione il corso di formazione, immagino. Sì, chiaro. Questa iscrizione cosa ha accompagnato, diciamo, l'eventuale usufruitore di questa misura a conseguire queste capacità professionali? Chiaro che rimane tutto poi in un limbo, detto che ti finanzio, però in modo, dopo 36 mesi acquisisci. Può essere sotto forma di impresa individuale oppure una società agricola, sia di persone di capitale che poi governo. Ah, al momento della presentazione della domanda risulta titolare di partita IVA in campo agricolo, iscritto al registro dell'impresa capo di commercio sezione speciale, ovviamente, avere progetto sociale l'esclusivo esercizio dell'attività di quell'articolo, vabbè, dell'attività agricola sostanzialmente. Il meccanismo è quello dell'acquisto dei terreni. Che vengono acquistati e poi vengono ceduti al richiedente sotto forma di leasing finanziario. Questo leasing finanziario è oggetto dell'agevolazione, nel senso che dato che l'investimento può raggiungere anche i 2 milioni di euro,
gli interessi che maturano sul ministro finanziario vengono restituiti in un'unica soluzione al giovane imprenditore nella misura massima di 70.000 euro. Ok? Questo è il meccanismo. Poi aspettiamo poi che venga che ci siano i decreti attuativi di regione per darvi di più. Sapremo successivamente. Non è ancora esecutivo questo. No, questo è il regolamento generale, poi devono essere acquisite dalle regioni e le regioni devono fare per tutti. Quindi non sarà il tempo. No, ma non manca molto, perché insomma la nuova programmazione è già in corso. Quindi, perché su internet girano delle notizie come se già fosse un piano. No, attualmente il piano di sviluppo regionale è in Commissione europea perché è stato rimandato due volte per quattro sulle misure, però entro dicembre deve essere necessariamente recepito dalla regione e entro dicembre deve anche finire il periodo di consultazione. Quindi se la regione non lo recepisce perdiamo questo finanziamento? No. Comunque sappiate che la regione Puglia è una regione estremamente virtuosa. È successo 20 anni fa, diciamo che le cose sono un po' cambiate. In tutta Europa veniamo indicati per le buone prassi, insomma, per il buon sistema di agevolazione regionale. È un problema di lettura degli obiettivi territoriali e a Bruxelles devono recepire e secondo come. Chiaro, è tutto oggetto di contrattazione. No? Quindi il caso di questo laboratorio che abbiamo fatto, penso che questo sia un bando buono, chiaro. Che cosa devi fare? Devi fare solo trasformazione, finire un prodotto che viene dalla canapa, non so come tutti convenga diventare imprenditore agricolo, perché l'imprenditore agricolo ha una serie di vincoli notevoli, sia sul mercato che dal punto di vista giuridico. Che quello può essere una barriera d'entrata. Può essere anche una barriera d'entrata. Dipende dove devi andare a impattare, cioè dipende che tipo di prodotto vuoi fare e in che posizione della filiera, che posizione della filiera vuoi occupare. È chiaro che nel momento in cui tu hai l'idea, te la costruisci secondo, perché ecco, quel metodo non c'entra niente, se fai agricoltura piuttosto che altro, no, è un metodo abbastanza. Quale esempio? Esatto.